No, ci risentiamo siamo, tra un po'. Siamo online. Ci risentiamo tra un po'. Buongiorno a tutti. Buongiorno, possiamo iniziare? Sì, sono qua. Un benvenuto a tutti, un benvenuto particolare alle ragazze e ai ragazzi dell'Istituto Cardano. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi l'autore Giovanni Covone, l'autore di Altre Terre, di questo testo che so alcune classi hanno già potuto leggere, e questa mattina potrete sbizzarrirvi con le vostre domande e chiacchierare con il nostro autore. Il tutto all'interno dell'iniziativa del premio Asimov, che è stato curato per il nostro istituto, abilmente curato, dalla professoressa Bertassi, alla quale adesso passo. E per il nostro ospite non abbiamo riservato. Quindi passo subito la parola alla professoressa Bertassi e aggiungo davvero al ringraziamento per lei anche un ringraziamento particolare per la professoressa Camerino, che ha curato tutta la parte. Grazie alla preside, grazie a tutti, mi sentite? E sono molto contenta di vedere l'auditorium pieno, perché credo in questo incontro a diversi punti di vista e nell'iniziativa del premio Asimov come progetto. In particolare, appunto, volevo raccontare da chi è formata questa platea all'autore. C'è una classe quinta, due classi quinte, quindi classi quinte che stanno per uscire dal liceo e hanno l'opportunità di sentire un autore, ma non solo un autore, non vi voglio anticipare troppo, ma un ricercatore, un appassionato, non solo di fisica o di astrofisica, ma anche didatticamente molto valido, per come insomma l'ho conosciuto e ho visto. E poi due prime, io ho invitato anche le classi prime, può sembrare strano perché non partecipano come PCTO al premio Asimov, e generalmente non partecipano, ma il mio è un invito a leggere, alla lettura della divulgazione scientifica, e anche, perché no, a partecipare al premio Asimov, perché possono partecipare anche le classi prime. Poi non conta come attività di PCTO, però possono valutare i testi, leggere i testi, scrivere la recensione, e quindi la considero anche un'occasione per aprire al biennio questo progetto. E poi ci sono tre classi dell'Istituto Cardano, e mi coinvolge particolarmente perché io sono qui e ho organizzato tutto al Copernico, perché sono stata coinvolta al Cardano, fino a 3 anni fa insegnavo all'Istituto Cardano, dalle referenti di istituto del premio Asimov per correggere 30 recensioni. E lo ammetto, all'inizio mi sono avvicinata come corso d'aggiornamento, come insegnante che per le 30 ore d'aggiornamento per aiutare le colleghe. E mi sono appassionata in questo modo. Quindi, arrivata al Copernico, ho voluto portare avanti il premio Asimov personalmente, perché arricchisce gli studenti e anche gli insegnanti. Io sono stata molto arricchita, quindi è formativo anche nei confronti degli insegnanti. E poi c'è una classe terza che ha letto il libro del professor Covone per intero, e quindi farà il premio Asimov proprio tutti sul libro, hanno scelto come lettura tutti il libro, e altre terze che hanno partecipato al premio Asimov. Ora non mi dilungo, volevo solo fare una piccola premessa per
spiegarvi il senso che do io a questo incontro, che sarà secondo me un regalo che vi siete fatti partecipando, che vi hanno fatto i vostri insegnanti iscrivendovi. E passo la parola al referente regionale, il professor Radici, che presenterà. Anche io sono contentissimo di vedere un auditorium pieno. Dunque, io sono qui con il cappello di coordinatore della Commissione Scientifica per la Lombardia del Premio Asimov, quindi io vi do un benvenuto a nome di tutta la Commissione. Visto che siamo anche in streaming, ci sono altre persone che ci stanno guardando anche dal resto della regione. Dunque, prima di tutto ringrazio anch'io per l'ospitalità, perché l'idea è nata da noi, ma non sarebbe finita nel nulla senza la disponibilità e l'ospitalità di questa scuola nella persona della vostra dirigente e nella persona della professoressa Bertassi, che si è data da fare in maniera veramente da eroina, direi. Dunque, due parole sul nostro ospite. Allora, professor Giovanni Covone, professore all'Università di Napoli, Federico II. E come potete immaginare dal titolo del libro, è una persona che si occupa di cosmologia. Infatti insegna la laurea magistrale di fisica, il corso di cosmologia. Ma insegna anche cose più interessanti, da poco credo. Insegna per esempio al Dipartimento di Biology of Extreme Environments, che già la parola dice tutto, insegna un corso che si chiama Astrophysics of Life. E già questo comincia a essere una cosa un po' diversa dallo standard. E in più, credo che sia un evento unico nel panorama accademico italiano, insegna alla laurea magistrale di filosofia un corso di introduzione alla fisica e alla cosmologia. Un esperimento interessantissimo, riuscito e unico nel panorama italiano. E quindi si occupa di cosmologia osservativa, direi. Quindi in particolare ha cominciato la sua attività sulla ricerca di pianeti, di esopianeti, cioè pianeti al di fuori del nostro sistema solare, ma si occupa anche di materia oscura. Poi abbiamo visto di problemi biologici, quindi la chiamerei astrobiologia, se si può definire come nuova linea di ricerca. E ha cominciato all'inizio degli anni 2000, 2001 se non sbaglio, col dottorato a Napoli, e la sua carriera ha fatto una specie di circolo. È partito da Napoli e poi è andato in giro all'estero, ritornando a Napoli. Ha fatto un anno in Spagna, all'osservatorio Las Palmas, poi 2 anni al laboratorio di astrofisica del CNRS di Marsiglia, poi è tornato 2 anni a Napoli all'osservatorio Capodimonte come postdoctoral dell'INA, e infine è entrato in università, dove adesso è professore e insegna. Ha più di 100 pubblicazioni, più svariati interventi a conferenze, come diciamo il curriculum classico di una persona che fa ricerca, ma in più si è cimentato, perché mi risulta che questo è il suo primo libro, quindi si è cimentato in questa impresa, e prima di questo era diventato famoso anche, molto famoso direi, per aver partecipato a un progetto che si chiamava TESS, se non sbaglio, che era un progetto internazionale di ricerca di esopianeti, che ha portato con successo alla prima osservazione di un esopianeta morfologicamente simile alla Terra, sostanzialmente, che ha avuto un eco incredibile sui giornali, sui media, ho letto persino che è stato ricevuto dall'allora presidente della Camera, in piena pandemia, però comunque ci siete riusciti. No, allora, insomma, io direi che è il momento di cedergli la parola e ci parlerà di questo viaggio alla ricerca di questi strani pianeti. Grazie. Ciao, buongiorno ragazzi, ragazze, grazie per essere venuti. È un bellissimo auditorium, pienissimo. Io sto andando un po' in giro per l'Italia, ma questo è il più pieno. Poi sono particolarmente contento che ci sono anche i ragazzi delle prime. Sì, grazie. Grazie alla dirigente e alle colleghe che hanno organizzato l'incontro. Assolutamente. Se posso iniziare a condividere, così dopo non mi distraggo. Si sente? Devi tenerlo più vicino. Ancora più vicino, va bene così? Ok. Allora... Sì, come ha detto Marco, questo è il mio primo libro. Alcuni anni fa
mi era stato proposto di scrivere un libro che raccontasse un po' quello che c'era dietro la scoperta di cui Marco ha parlato, e tra poco ne parleremo, perché sì, abbiamo scoperto un pianeta morfologicamente simile alla Terra, ma in realtà c'era anche molta speranza di trovare un pianeta simile alla Terra nel pubblico quando abbiamo diffuso la notizia, anche molto fraintendimento. In realtà non è affatto simile alla Terra, cioè non è un pianeta, non è Terra 2.0, ecco. Non è il pianeta gemello, come si diceva sui giornali, però ci arriviamo a parlarne. E io non voglio fare una lunga introduzione, una grande presentazione, vorrei dirvi giusto due o tre cose per scambiare qualche parola con voi, qualche idea. Però mi piacerebbe appunto molto di più lasciare lo spazio a voi, alle domande, sia ai ragazzi che l'abbiano che hanno letto il libro, ma anche a chi non l'ha letto ancora o chi non lo ha letto non lo leggerà. Voglio veramente dialogare con voi. Perché poi è il mio primo libro e mi piace molto parlare con chi l'ha letto. Io credo molto al fatto, da lettore, credevo molto al fatto che un libro è di chi lo legge. Adesso vedere la realtà di questa affermazione dal punto di vista dell'autore per me è sconvolgente, è sorprendente, e quindi ci tengo molto a vedere quello che voi trovate nel libro, che magari io pensavo di non averci messo, oppure ci ho messo in modo inconsapevole. E, datemi un secondo, faccio partire la presentazione. Allora, devo fare... condividi schermo, giusto? Schermo intero, vai, condivido. Poi questo è il PowerPoint, non sono io questo. E quest'altro. Premio Ask. Voilà. Ok, il libro, Altre Terre. Quando ho iniziato 3 anni fa c'era solo il titolo. Volevo parlare dell'avventura non soltanto degli scienziati, ma dell'intera specie umana, nella ricerca di altri mondi oltre al nostro. Anche sulla speculazione possibile se c'erano altri mondi. Voi state studiando filosofia. E sapete che questa è una domanda, se esistono altri mondi, che non si fanno solo i bambini, ma anche i filosofi, da almeno 2500 anni. Nel mondo greco c'era la scuola atomista, che aveva una visione contrapposta a quella aristotelica di un solo mondo al centro dell'universo, se possiamo chiamarlo così, la visione di Aristotele. Ma la scuola atomista condivideva molto, ha messo sul campo, molte delle idee che noi come scienziati, come uomini moderni, accettiamo. Non soltanto l'esistenza degli atomi, ma soprattutto l'universalità della materia e l'universalità delle leggi, oggi le chiamiamo le leggi fisiche. Quindi se la materia è la stessa ovunque nell'universo, se le leggi sono le stesse, allora nulla impedisce che altrove esistano mondi come il nostro, magari non identici, non migliori o non peggiori, diceva Giordano Bruno, in cui si possono essersi ricreate le stesse condizioni che hanno portato alla formazione della vita qui. Quindi Epicuro, Democrito, gli altri pensatori della scuola atomista, condividevano l'idea che altrove esistessero altri mondi, infiniti mondi, possibilità. Non era la stessa idea scientifica di oggi. C'erano enormi differenze, ma oggi non voglio sottolineare queste differenze. Però questa idea che esistesse una pluralità di possibilità per la vita, poi è stata ripresa non solo da Epicuro, poi da Lucrezio, Giordano Bruno, Kant. Nel libro, se l'avete letto, trovate Kant. Trovate che il suo primo libro è un libro di astronomia, praticamente. C'è la discussione di come possono essere gli altri esseri che abitano il resto del sistema solare, se sono intelligenti o no. E poi questa idea è arrivata fino a noi, fino al Novecento. In pratica nel Novecento tutti gli astronomi erano convinti che esistessero altri pianeti intorno alle altre stelle. È la stessa affermazione, la stessa domanda che fate anche voi quando vedete il cielo di notte. È una domanda che penso accomuni tutti. Pensare se lì dietro, lì intorno, non ci sono altri pianeti dove altri abitanti, altri astronomi o altri studenti osservano voi come noi osserviamo loro. Giordano Bruno usava una espressione molto poetica quando parlava di questa possibilità. Dice, noi la Terra è cielo alla Luna come la Luna è cielo a noi. La Terra fa parte del cielo di altri mondi. Ora, dirlo questo a fine 1600, prima che del primo cannocchiale,
con il rogo già pronto per essere acceso, era un atto rivoluzionario. Questo è Epicuro. Oggi siamo arrivati a conoscere questi mondi, ne abbiamo scoperti quasi 6.000. Sono intorno ad altre stelle vicine nella galassia. Questa è una mappa della galassia. Questo, se qualcuno ha sfogliato il libro, letto il libro, riconosce uno dei miei disegni. Nel libro, poi, per motivi che vi racconto dopo, ci sono i miei disegni qua e là. E se questa è una mappa della galassia, questo è il centro, lì è la posizione della Terra. La zona che abbiamo esplorato in realtà è molto piccola e ne abbiamo trovati circa 6.000. Alcuni sono molto differenti da quelli che esistono nel Sistema Solare. Molti non erano nemmeno previsti dalle più speculative delle teorie. Pianeti molto diversi da quelli che conosciamo. Alcuni assomigliano alla Terra, assomigliano in modo vago per molti aspetti. Quindi una Terra 2.0, un'altra Terra non ancora l'abbiamo trovata, se vi devo dare il finale, ma il finale in questa storia non c'è. Un finale che in realtà dovrebbe essere scritto dalla prossima generazione di astronomi, fisici, biologi, chimici. Magari molti di loro sono già qua dentro. E come vi dicevo, adesso sì, l'abbiamo scoperti abbastanza, ma prima, il primo è stato scoperto nel 1992, ma dal Galileo fino al 1992 l'idea che esistessero altri pianeti era comune a tutti. Perché ci abbiamo messo tanti anni? Perché era difficile trovarli. E nel libro quello che mi è piaciuto raccontare è la storia di molti tentativi per cercare questi pianeti. Molti erano tentativi falliti, strade sbagliate, oppure la storia di astronomi dominati dal proprio pregiudizio. È una storia avvincente di come si può fare un sacco di errori pure lavorando bene in scienza. E scrivendo il libro mi sono trovato ad essere più appassionato alla storia di chi non è arrivato a prendere il premio Nobel che di chi l'ha preso. Perché poi, come anche Marco sa, tra gli scienziati la cosa più facile è ingannarsi. Dice, ho trovato la particella, ho trovato il pianeta. In realtà stai buttando avanti la tua speranza, la tua passione, la tua fiducia prima di fare le verifiche opportune. Perché nella scienza, diciamo, la prima cosa, il primo motore è la passione. E che a volte può essere un limite, come l'eccessivo innamoramento è un limite, come in tutte le sfere della vita. E a volte in scienza dovete fare quello che fate anche nel resto della vita, dovete abbandonare l'oggetto del vostro innamoramento, cambiarlo. In scienza capita un sacco di volte. Una cosa che volevo raccontarvi, anche se cambio un attimo argomento, questo è appunto il primo cannocchiale di Galileo. Aveva pochissimi ingrandimenti. Se adesso andate da Auchan o Esselunga lo trovate a 20 euro. Di 5, anche migliore, 20 ingrandimenti. E con questo potete già vedere i satelliti di Giove, le fasi di Venere e i crateri sulla Luna. Perché l'avevo messo qua? Perché volevo ritornare al concetto della materia la stessa nell'universo. Perché Epicuro, Democrito erano convinti che la materia, Giordano Bruno, la Luna è della stessa specie della Terra. Ma con questo che abbiamo dimostrato la realtà di queste intuizioni, abbiamo superato la filosofia aristotelica. E con queste immagini qui che è crollato il mondo aristotelico. Questi sono i disegni di Galileo quando ha osservato la Luna. Ora, la prima cosa che apprezzate è che sono fatti bene. Sono i disegni di un artista. Galileo era anche un artista. Sapeva suonare, sapeva dipingere e sapeva farvi capire quello che lui ha capito. E qui notate, la Luna al primo quarto circa, qui c'è la zona illuminata della Luna, qui la zona non illuminata. E nella zona non illuminata, se ci fate caso, ci sono delle piccole macchie bianche. Cosa sono quelle macchie bianche? Dei punti bianchi. Nella zona buia della Luna. Lì è, qui è notte sulla Luna, qui è giorno. Questi punti bianchi, cosa sono? Sì. Dai, anche sbagliando. Montagne. Cosa vedete delle montagne? La cima. Cioè, qui è buio. È come quando andate in montagna, all'alba, vedete solo la cima delle montagne illuminate e il resto della valle buia. Qui sta sorgendo il sole sulla Luna. E Galileo capisce questo. Quindi capisce che la Luna non è fatta di etere, ma ci sono le montagne. Sembra una cosa banale questo, ma andate a dire nel 1610 che la Luna non è di etere,
ma ci sono le rocce, le montagne e forse acqua, aria, forse esseri viventi. Galileo si ferma, non va oltre. Dice: altri con strumenti più potenti del mio potranno dire se è abitata o no la Luna. E quindi razionalmente si ferma lì. Ma con questo piccoli dettagli in disegno prova tutta la filosofia e il mondo di Aristotele. La Terra, la Luna è della stessa specie della Terra. Quindi immagina Galileo, Giordano Bruno era morto nel 1600, 10 anni prima. Febbraio 1600, qui siamo a gennaio 1610. Esattamente 10 anni prima. Ora immaginate la gioia scientifica che avrebbe provato Giordano Bruno a vedere questo disegno pubblicato. Aveva ragione. A volte gli inglesi dicono: no, l'abbiamo osservata prima noi la Luna. Thomas Elliot, 1609, aveva un cannocchiale anche lui, arrivò prima nelle sue mani, non era quello come quello di Galileo, però osservava e osservò la Luna. Però qui si capisce che non è un bravo artista e nemmeno un bravo scienziato. Perché lui non ha capito cosa osserva e nemmeno fa capire a voi cosa ha osservato. Sì, disegno cose che sembrano anche crateri, ma non aveva nessuna idea di quello che ha osservato. Aveva usato il cannocchiale, ma non aveva inteso quello che aveva davanti. È Galileo che osserva e capisce quello che ha osservato e sa comunicarlo, sa disegnarlo. E poi adesso abbiamo i telescopi spaziali, questo è Hubble, il radiotelescopio ALMA, e qui è da dove siamo partiti. Il mito di Newt e Gebb, però ne parliamo più avanti. Perché ci abbiamo messo così tanti anni, da 1610 a 1992, per cercare, per trovare un pianeta? Non faccio la storia lunga, però voglio solo farvi capire perché è difficile. Questo è Saturno. Saturno, un'immagine astronomica, non è rappresentazione artistica. È un'immagine di Saturno, fotografato dalla sonda Cassini che per una dozzina di anni ha orbitato intorno al pianeta. E qui la sonda era sul lato buio di Cassini, sull'emisfero oscurato, quindi il Sole è dall'altro lato, e quindi vedete la parte dove al momento Saturno è notte, e alcune stelle dello sfondo. Quindi state osservando verso la direzione del centro del Sistema Solare. Nascondi. Ok, però tra quelle stelle a caso, una di quelle è la Terra. Questo puntino qua, che è un pixel nell'immagine, è la Terra vista dall'orbita di Saturno. E siamo vicino casa. Saturno è sì 1,5 miliardi di chilometri in media dalla Terra. È molto lontano, umanamente parlando, ma dal punto di vista astronomico, il giardino di casa, Saturno gira intorno alla stessa stella intorno a cui orbita la Terra. Quindi siamo vicinissimi, il Sole, la luce impiega poche ore per arrivare fino a Saturno. Eppure da così vicino, un pianeta come la Terra, già praticamente non lo distinguete dalle altre stelle, è un puntino, poco più di un puntino. Quindi tutto quello che voi avete letto sui libri di storia o nei romanzi, tutte le cose che avete amato e anche quelle che non avete amato, tutte in quel puntino. Non è una foto astronomicamente interessante, diciamo, dal punto di vista scientifico, però vi dà la misura di quanto sia difficile trovare un pianeta come la Terra. Ora immaginate di fare questa immagine, questa foto, non da vicino, non da Saturno, ma dalla stella d'Alfa Centauri, 4 anni luce, o dal centro della galassia. La Terra non solo diventerà ancora più piccola, ma peggio ancora, è così vicino al Sole che i vostri strumenti rimarranno abbagliati dalla luce del Sole. Quindi al momento non siamo in grado di fotografare un pianeta come la Terra, intorno ad un'altra stella. Questo vi dà la misura di quanto sia, dal punto di vista tecnologico, difficile. Non impossibile, perché oggi alcuni pianeti grandi li abbiamo fotografati direttamente, più grandi di Giove, e in futuro, diciamo, telescopi che pensiamo di far partire negli anni 30, 40, telescopi manovrati ancora una volta da qualcuno che adesso deve pensare alla versione di latino di domani, funzionerà un giorno. Quindi questo vi dà la misura di quanto sia difficile. La storia, vi ho detto nel 1992, la storia è il primo pianeta che fu scoperto.
alla conferenza in cui si doveva presentare la scoperta del primo pianeta c'era Andrew Lyne. Questa è una storia che racconto nel libro, è l'unica storia che voglio anticipare leggermente, perché è una storia che io conoscevo solo parzialmente quando studiavo in quegli anni. Andrew Lyne è un grande radioastronomo. Qui c'è uno dei suoi libri, è il papà della radioastronomia, e il suo campo di studio erano le pulsar. Le pulsar sono quello che rimane dopo lo scoppio di una supernova. Ci sono alcune stelle più grandi del Sole, le stelle di una massa 10 volte il Sole all'incirca finiscono la loro vita esplodendo, supernove. Sono degli eventi esplosivi dove potete vedere l'esplosione da un'altra galassia. Tale è l'energia che viene emanata. Ora vi immaginate che se c'è un pianeta, un sistema solare, intorno ad una stella che esplode, non farà una bella fine. In realtà, intorno ad una pulsar, Andrew Lyne non cercava pianeti, ma trova tracce di pianeti intorno ad un oggetto del genere, intorno alle ceneri di una stella morta. Una pulsar, quindi, è un oggetto la cui materia è anche molto diversa dalla materia ordinaria. Ci sono solo neutroni, oramai, perché protoni ed elettroni sono così schiacciati dalla forza di gravità che protoni e neutroni si fondono e diventano un neutrone. Si annullano le cariche elettriche, tra l'altro, e ci sono solo neutroni, con forte campo magnetico. Questa è una rappresentazione artistica. Intorno ad una stella, un mostro del genere, nessuno si aspettava di trovare pianeti. Lui non cercava pianeti. Però i suoi dati dicono c'è un pianeta intorno ad una certa pulsar, perché vede la pulsar oscillare lungo la linea di vista. Con l'effetto Doppler, vede la stella muoversi. Se una stella si muove, vuol dire che c'è un altro pianeta intorno che orbita intorno. La Terra non gira veramente intorno al Sole, intorno al centro del Sole. Anche il Sole gira intorno al baricentro della coppia Terra-Sole, come una danza. Se voi danzate col vostro compagno o con la vostra compagna, nessuno dei due rimane fermo. Anche chi è più grande si deve muovere, è un equilibrio dinamico. Intorno al centro di massa, così pianeta e stelle, per quanto sia piccola la Terra, costringe il Sole a danzare intorno al suo centro di massa, al centro di massa del sistema. E quindi se vedete una stella danzare, oscillare, capite che forse c'è un compagno. E così fu trovato questo possibile pianeta. La scoperta fu pubblicata a luglio, a ottobre uscì sui maggiori giornali del mondo, mentre iniziava la prima guerra in Iraq, e poi c'era Natale in mezzo, e lui a gennaio avrebbe dovuto presentare questa scoperta ad Atlanta, lui di Manchester. E a Natale fa quello che fanno molti ricercatori, e anche, penso, i professori di liceo, ti rivedi i programmi, ti rifai le analisi, nel tempo in cui gli altri, dopo il cenone, ti rilassa un po' di tempo libero, e lui si rifece le analisi. E scoprì di aver fatto un errore nella sua procedura di analisi. E rimase al computer 3 ore senza parlare, dice, perché si rese conto che il pianeta, con la nuova analisi corretta, non c'era più. Tu non vedi un pianeta in modo evidente, è un segnale molto debole. L'analisi deve essere fatta in modo accurato. E avevano fatto un errore, se volete, questione di poi anche banale, corretto il quale spariva il segnale del pianeta. Il pianeta, che era stato pubblicato sulla copertina di Nature, sui maggiori quotidiani, non esisteva più. E a quel punto lui doveva pensare non solo a tutta la spazzatura che aveva fatto pubblicare, dice lui, ma cosa avrebbe fatto la settimana dopo? Avrebbe preso quel volo Manchester-Londra, Londra-Atlanta per andare alla conferenza e dire quello che aveva scoperto? Avreste preso quel volo? Cioè, vi accorgete del più grave errore dopo aver consigliato il compito di matematica. Ma che fate? Tornate indietro dalla prof a dire ho fatto l'errore, ho sperato che non se ne accorga. Ecco, immaginate di aver fatto un errore su una scoperta che poteva valere il premio Nobel. Quello che fa Andrew Lyne è prende il volo, va alla conferenza e racconta quello che ha fatto. Ho osservato quella stella, ho preso questi dati, ho fatto questa analisi, ho fatto questo errore. Il pianeta non c'è, il mio imbarazzo è enorme. Io sono profondamente desolato. In una conferenza scientifica dove c'erano non 200 ma 500 astronomi, colleghi che erano lì pronti ad applaudire, nessuno si aspettava questo colpo di scena. Il colpo di scena fu anche che la maggior parte della platea si alzò in piedi e lo applaudì, perché ci voleva molto coraggio a prendere quel volo, andare lì e ammettere un grande errore. Ammetterlo di prima persona, non aspettare che gli altri se ne accorgano.
E fu forse l'atto più nobile che in scienza tu puoi fare, cioè ammettere di aver fatto un errore. Ed è la sconfitta di Andrew Lyons, sì, il suo errore, non c'è dubbio. Ma in realtà è una grande vittoria del metodo scientifico. E poi è la cosa più preziosa che abbiamo. Il metodo scientifico non ti garantisce dall'assenza di errori, ma ti dà una possibilità in più di accorgertene che ne hai fatti e di impedire di farne di nuovi. E quindi lui dava un grande valore, forniva una grande... robustiva ancora di più questo metodo, dava una importante informazione alle prossime future generazioni di astronomi che avrebbero dovuto cercare pianeti intorno a stelle simili. E lì in platea c'era una persona, un giovanotto, Wolfgang, un polacco, che pensava di essere arrivato secondo, aveva scoperto anche lui un pianeta intorno alla stella di neutroni, e pensava di arrivare lì per prendere il premio malinconico che prende il secondo arrivato. Invece toccava a lui, e lui aveva scoperto veramente un pianeta, e le sue lo torturarono per una buona mezz'ora di domande, per capire se aveva fatto lo stesso errore. In realtà no, quel pianeta sappiamo che esiste, anzi ne esistono due intorno a quella prima stella di neutroni, 1992. Sfortunatamente costui Wolfgang non prese il premio Nobel, perché poi la commissione di Stoccolma, che agisce sempre per sue imperscrutabili ragioni, ha dato il premio Nobel intorno al pianeta scoperto intorno ad una stella simile al Sole. Ecco, secondo me è un errore, perché l'universo è completamente alieno, a volte alla nostra fantasia, veramente ci sono cose nel cielo molte più numerose e più belle di quanto ne possiamo sognare noi. Nessuno si aspettava un pianeta del genere. Certo, un pianeta del genere non è una Terra, non può essere abitato. Non c'è una sorgente di energia piacevole intorno ad una pulsar, quindi hanno pensato che quello fosse, non poteva nemmeno essere classificato come pianeta. A Stoccolma. E qui, ecco che è partito il video, inizio. Questo vi dicevo, non abbiamo ancora trovato un'altra Terra, non abbiamo fotografato un'altra Terra, però volevo farvi vedere le immagini dei pianeti, di alcuni pianeti fotografati. Ne sono stati fotografati una dozzina, non molti, di pianeti. Quello che cerco, io i pianeti che cerco, li troviamo col metodo delle ombre. Dopo vi dico un attimo come si fa. Però qui quello che vedete, c'è una stella al centro che è stata oscurata per impedire di abbagliare la nostra macchina fotografica. E questa zona oscurata è molto grande, è 20 unità astronomiche. L'unità astronomica è la distanza Terra-Sole, quindi se c'è una Terra intorno a questa stella sta qua dentro, troppo vicino al suo Sole. Però lontano ci sono 1, 2, 3 e 4 pianeti più grandi di Giove. Questi che vedete qui sono delle macchie, degli errori dovuti all'eccessiva luce della stella non ben mascherata. E questa immagine è stata fatta nel 2009, poi ogni 5-6 mesi è stata ripresa. Quindi quello che vedete nei prossimi 15 secondi è lo sforzo di 15 anni di lavoro da parte di questa equipe di colleghi americani. E vedete questi pianeti fare un pezzo del loro giro. Anche quello si muove. Allora, state vedendo dall'alto quattro pianeti che fanno le loro orbite intorno ad un'altra stella. C'è un intero sistema solare lì che si sta muovendo, fa le sue orbite. Il più esterno di questi ci metterà 400-500 anni per terminare un giro. Ecco, noi siamo piccoli veramente. Duriamo poco, siamo poco, su un piccolo pianeta. E magari lì non ci potremo mai arrivare con le nostre astronavi, nemmeno forse solo nei nostri sogni. Ecco, siamo una piccola cosa, però la nostra mente ci arriva lì e riusciamo a comprendere queste cose. Tanto piccoli non siamo. Come diceva Giordano Bruno, siamo pur sempre una piccola parte dell'infinita potenza. Aveva un significato anche religioso questo che diceva Giordano Bruno. Però lo condivido in pieno. Non siamo così piccoli, cioè siamo un paradosso tra la nostra estrema fragilità, piccolezza, limitatezza e la possibilità che abbiamo con la nostra mente di esplorare e capire un po' del mondo che abbiamo intorno a noi. Non dico che sono sicuro che capiremo tutto, troveremo tutto. Però siamo in grado di farlo, di fare i primi passi. Io non vedo l'ora, io spero di andare in pensione avendo visto l'immagine di pianeta che c'è qua dentro. E ci vogliono molti anni per preparare i nuovi strumenti, metterli all'opera, evitare errori. Ma questi erano alcuni degli astronomi dell'epoca di cui racconto nel libro che cercavano i primi pianeti, parliamo degli anni 80, si finisce dal computer. Questi sono i ragazzi di oggi, sono due, Stefano e Christian, due ragazzi che lavorano nel mio gruppo.
cacciatori di oggi di pianeti. Sono due ragazzi che fanno il dottorato con me a Napoli. E passiamo avanti perché... Ah, i disegni. Il libro è pieno di disegni. Non perché come Alice suggerisce di mettere disegni in un libro, se no uno si annoia a leggerli. Perché era necessario per me mettere dei disegni per far capire un po' meglio quello che racconto, quando mi parlo anche delle parti scientifiche. E, li ho fatti io e ho trovato che è molto didatticamente utile, perché se io vi dicessi sono bravo in matematica, in astronomia, e voi potete diventare bravi in matematica, in astronomia, in genere, uno rimane alla distanza, perché è chiaro, uno pensa che la capacità di fare scienza sia un dono calato dall'alto, non lo è. Però se vi faccio vedere i disegni, se li facessi vedere questi disegni, per quanto siano banali, sono stati messi in un libro che poi viene pubblicato. Ecco, se la mia prof di arte, disegno del liceo, li vedesse, io dovrò far vedere un giorno, in effetti. Comunque ha fatto di disegni un libro che si vende nelle librerie. Non ci crederebbe. Ho imparato a fare i disegni perché ero costretto alla lavagna a farmi capire. E odio usare PowerPoint per fare una dimostrazione, per fare un grafico, perché col PowerPoint la lezione ti sembra, penso che dal punto di vista didattico non sia molto utile. È tutto troppo schematico, semplice, non avverti il flusso di pensiero. A volte non ho manco la possibilità di fare un errore, e se faccio un errore tu dalla platea, dalla classe, me lo puoi correggere. Cioè, professore, non è che sa tutto, sa fare tutto al 100%. Ma il professore o il fisico che ti sta insegnando qualcosa, una parte del mestiere che può essere in grado di accorgersi di aver fatto un errore, ed è quello che dovete acquisire. Non soltanto una grande quantità di nozioni, ma la capacità di capire dove state sbagliando, dove state facendo bene. Ecco, io non vorrei andare oltre, mi piacerebbe parlare, però in realtà mi piace più ascoltare, quindi io mi fermo qua, vorrei dialogare con voi. Grazie. Grazie. Allora, noi vorremmo adesso trasformare questo incontro in una specie di intervista. Calma. Vorremmo trasformare questo incontro in una specie di intervista, quindi passerei, perché lui è preparato psicologicamente una mitragliata di domande. No, ma poi... Quindi, io passerei immediatamente la parola a voi, se avete so che ci sono, darei la precedenza a quei ragazzi che hanno già scelto di leggere e recensire il libro. Chi vuole? Vengono qua, c'è solo questo microfono. Lei ha parlato nel libro anche di filosofi, anche se comunque lei vede un forte collegamento tra scienza e filosofia. Sì, no, grazie Armanda. Sì, lo vedo. C'è il collegamento. C'è il collegamento. Innanzitutto perché le domande più interessanti che si fa alla scienza in genere sono domande universali, che si fanno tutti. I bambini, i filosofi, ma proprio tutti, poeti, letterati, quindi non solo innesso c'è, ma a volte è molto utile se vuoi comunicare dai scientifici, secondo me. Perché la mia ambizione nel fare il libro non era quello di parlare ai miei colleghi scienziati o a ragazzi che studiano scienza, vogliono studiare scienza, volevo parlare veramente a tutti. Quindi ho fatto leggere il libro a miei nipoti, a bambini, a di tutti. Bambini proprio no, però. E quando vuoi comunicare scienza, alla fine per cercare un linguaggio comune, o idee comuni, te le passa la filosofia, la poesia, la letteratura. Ma trovi citate anche le canzoni. Infatti un mio grande truccio è quello di non aver potuto citare, per motivi di copyright, pezzi interi di canzoni o di Bob Dylan o di De Gregori. Perché ci azzeccavano, infatti. Però ho potuto citare Leopardi, Lucrezio, Giordano Bruno,
perché ti forniscono molto di materiale e delle idee che molti hanno già. Quindi puoi dialogare, puoi usare per dialogare. Poi il mio intento non era soltanto quello di comunicare gli aspetti tecnici. C'è, sì, c'è un aspetto anche tecnico, però molto basilare, per iniziare a capire come osserviamo i pianeti, come li troviamo, come cerchiamo la vita. Ma volevo trasmettere soprattutto la passione che c'è dietro, il motore della scienza, quello che ti fa andare in laboratorio o al telescopio, che non soltanto una fretta passione, un freddo motivo tecnico, ma proprio il desiderio di capire come è fatto il mondo là fuori. Ed è quello che vuoi fare anche nella poesia, puoi capire, o nella letteratura, nella filosofia. Quindi il nesso c'è e mi è sembrato naturale usarlo. Io volevo chiedere riguardo al progetto Flambo, che partirà nel 2026, e volevo chiedere se esploreremo a un'area più molto più ampia del progetto Kepler o dell'altro progetto JPS. Esatto. Sì, grazie. Allora, Plato è un acronimo, però abbiamo fatto uscire il nome Plato non a caso, Platone in inglese. È un telescopio europeo che partirà nel 2026, e cercherà pianeti intorno a stelle come il Sole. Intanto, per farvi capire la differenza col telescopio che usiamo adesso, TESS, che è stato costruito dalla NASA, quello che vogliamo fare, come facciamo a cercare pianeti? Non li possiamo fotografare direttamente, cioè pianeti piccoli come la Terra. Allora aspettiamo che un pianeta passi davanti alla sua stella. Questo è ingrandito, quindi noi vediamo la stella sempre un puntino. Se il pianeta passa davanti alla sua stella, la stella diminuirà di luminosità leggermente, in modo periodico. Ad ogni passaggio vedete la stella diminuire in luminosità. Quindi se vedete due o tre passaggi periodici, incominciate a sospettare che c'è un pianeta. Dalla quantità di luce che manca alla stella capite quanto è grande il pianeta. Da quanto tempo passa tra due passaggi, capite la durata dell'orbita del pianeta. Dalla terza legge di Caplero capite la distanza pianeta-stella. Quindi è un sistema semplice, usando le ombre, per scoprire pianeti. E ne abbiamo scoperti un sacco così. Possiamo scoprirne solo una minoranza. Pianeti che orbitano in questo modo, noi non possiamo vederli. Però è un inizio. Quindi questa è la tecnica che stiamo usando oggi e utilizzeremo anche con Plato. TESS però si limita a osservare stelle molto vicine e molte di queste stelle sono stelle nane rosse, più piccole del Sole, di colore rosso, sono le stelle più frequenti nell'universo e abbiamo scoperto molti pianeti intorno a questo tipo di stelle, tra cui quello per cui mi dicevi sono diventato noto, diciamo. Però le stelle nane rosse sono stelle violente. Cioè sono piccole, meno luminose del Sole. Questo è il pianeta che abbiamo scoperto noi. Rappresentazione artistica di come potrebbe essere quel pianeta. È simile alla Terra in taglia, morfologicamente. Stesso raggio, ma non sappiamo se è un'atmosfera o se è un oceano. L'artista che ha fatto questo si è presa la libertà di immaginarsi un'atmosfera. È un oceano. L'ho messa un po' a caso. Vabbè, ok, ve lascio questo. Allora, sono i ragazzi che lavorano con me, quindi va benissimo questo. Volevo farvi capire che le stelle nane rosse non sono stelle amichevoli. Vivono più a lungo del Sole, ma sono instabili, irregolari. All'improvviso hanno delle improvvise eruzioni solari, brillamenti, che sono distruttivi per la vita sui pianeti vicini. Anzi, possono strappare anche l'atmosfera dei pianeti. Quindi se vogliamo cercare una pianeta vivibile, abitabile come la Terra, come intendiamo noi abitabile qui oggi, dobbiamo cercare un pianeta simile alla Terra intorno ad una stella simile al Sole. E questo è l'obiettivo di Plato. Quindi avrà un campione di stelle differenti, intorno a due regioni di cielo, in realtà non molto grandi, abbastanza piccole, dove ci sono molte stelle simili al Sole, e le osserverà per 3 anni di seguito, perché tu vuoi passaggi di almeno 3 passaggi del pianeta per poter essere certo che non si tratti di un errore o di un altro fenomeno astrofisico. È un pianeta come la Terra, per essere abitabile intorno ad una stella come il Sole, deve essere così distante
da avere orbite di circa un anno. Se è troppo vicino diventa un inferno caldo come Venere, se è troppo lontano diventa troppo freddo. Questo sempre col pregiudizio che abbiamo al momento che la vita è possibile, la vita rigogliosa, bella o varia, è possibile su un pianeta simile al nostro. Su questo ne possiamo anche parlare, di possibilità di vite veramente aliene. Però ecco, se ammettiamo questo pregiudizio, vogliamo cercare pianeti come la Terra intorno a stelle come il Sole. Plato partirà nel 2026, quindi i primi dati arriveranno intorno al 2027. Primi pianeti come la Terra, secondo me, se esistono, li troveremo intorno al inizio 2028, speriamo. E più o meno si sincronizza forse con... cioè io quest'anno mi diplomo, 2024, faccio la triennale in fisica, astrofisica, matematica, biologia, perché sono tutte scienze connesse con l'astrobiologia, in chimica. Magari già nella tesi triennale o durante la tesi di laurea magistrale lavoro ai dati che vengono dal telescopio Plato. Cioè qualcuno li deve fare queste analisi dei dati, quali studenti ci saranno in alcuni gruppi, il mio, ma è un progetto internazionale, quindi chi analizza quei dati nel 2028, oggi è il problema di fare domani l'esame di matematica. Quindi. Sei un perfetto venditore. Devo arruolare. Sì. Altre domande? Allora, io volevo chiedere com'è stato scrivere un libro di divulgazione scientifica, cioè come hai detto tu, hai cercato di renderlo un po' più accessibile a tutti, è qualcosa che te l'ha semplificata oppure se, cioè, è stato più difficile provare a usare un linguaggio più leggero? È stato difficile, ci ho messo tre anni. Tre anni tra la firma del contratto e la consegna e la stampa, ci sono passati tre anni. Perché scrivere non è il mio mestiere. Mi piace insegnare, ho scoperto in realtà per caso che mi piace insegnare, perché ho vinto per fortuna il concorso all'università piuttosto che di ricerca, e all'università sei costretto a insegnare. Entrando in aula, ho scoperto da grande che mi piaceva insegnare. Poi, quando sono andato nei primi licei a parlare un po', come faccio oggi, di astronomia, mi ho scoperto che mi piaceva anche divulgare. Però non ho mai provato a scrivere. Quando me l'hanno proposto, ho detto sì, facciamolo, perché sono spaventato dalle cose, però in realtà ho sempre il coraggio di farlo, non lo trovo. È stato difficile perché, ad esempio, ho scoperto che esiste veramente il blocco dello scrittore. Cioè, tu stai davanti alla pagina bianca, sudi, su di proprio sangue, mentalmente parlando, e non esce niente però. Quindi ho trovato i miei trucchi per imparare a superare quei blocchi. Per esempio, disegnare mi ha aiutato molto. E disegnando, volevo far capire all'editore cosa mettere come disegno nel libro, poi alla fine abbiamo deciso di mettere i miei. E mi sono molto orgoglioso di questo, per quanto siano schematici, semplici. Quindi è stato difficile. Poi in realtà scopri che anche quando vuoi semplificare le cose, ma non banalizzarle, vuoi trasmettere anche la profondità degli argomenti che stai, di cui stai parlando, ma senza trasmettere troppo argomenti, dettagli tecnici, non è più semplice. Semplificare il discorso non vuol dire fare un discorso semplice farlo. Quindi ho scoperto anche questo. E quello che mi veniva naturale, raccontando, parlando, realmente non è stato naturale scriverlo, è stata una conquistatura. Ad esempio ho scoperto una grande cosa che Umberto Eco diceva nelle sue interviste. Qual è lo strumento più importante per uno scrittore? Domandava lui ai ragazzi che lo ascoltavano. Qual è secondo voi lo strumento più importante per lo scrittore? Allora, seconda domanda da Umberto Eco, uno capisce la risposta, non può essere banale. Non può essere il foglio, la penna, il computer, la fantasia, l'immaginazione. No, servono anche quelli. Ma non è, ovviamente non è quello lo strumento più importante. Lo strumento più importante è il cestino, dove metti tutte le cose che non sono andate bene. Ma non le cose che hai sbagliato a scrivere. Quello è facile, buttare le cose che hai sbagliato a scrivere, anche se sono costate fatica. Perché dici, vabbè, ho sbagliato, poi migliore. E buttare le cose buone è difficile. Le cose buone, ma che non entrano nel filo narrativo. Perché poi io volevo fare anche una modalità di racconto. Chi l'ha letto forse avrà capito che ho provato a fare un racconto delle cose, che è cronologico e scientifico allo stesso tempo. E quindi quante volte ho passato un weekend a parlare di una cosa che non ci azzeccava nella trama generale, quindi butta via, o metti da parte.
E quindi ho imparato che il cestino è lo strumento, saper buttare è una grande conquista, sapersi disfare di alcune cose che non ti sono utili adesso, è stata una grande conquista, che magari ogni scrittore sa, ma io non sapevo. Quindi non è stato semplice, però è una bella conquista, ed è il primo, non è l'ultimo. È difficile, che ti importa se è difficile, è bello, basta sapere che è bello, voglio dire, poi ogni cosa è difficile. In realtà non è nemmeno tanto difficile come altri campi della fisica, direi, perché con tesi triennali, ad esempio, abbiamo fatto delle belle cose con dei ragazzi che hanno lavorato con me. No, in Italia ci sono centri molto competitivi in astrofisica in generale, e nell'astrofisica della ricerca dei pianeti. Ad esempio, in Plato, la direttrice dell'osservatorio di Catania, Isabella Pagano, è una dei leader europei del progetto Plato. Ma nei principali progetti europei gli italiani sono ben messi, ci sono i colleghi con cui collaboro io, sono anche americani con altri progetti, ma collaboro con colleghi di Padova e Catania, Salerno, Roma principalmente. Quindi ci sono molte opportunità in Italia. Poi in realtà a volte è difficile rendersi conto, ma sto collaborando con un collega italiano, americano, inglese, perché si parla tutti la stessa lingua, la mobilità è grande. Quindi a volte tendo a non sottolineare molto, dipende dai contesti. Se devo chiedere fondi di ricerca, allora sottolineo il nazionalismo del progetto, è europeo, è italiano, eccetera. Ma in realtà la comunità astronomica è veramente internazionale. Ci sono progetti importanti che stiamo facendo in Europa, ma in Cina, in America. Però sì, se in questo aspetto la comunità italiana come premessa, ci sono un sacco di colleghi bravi, molto bravi. A Napoli in realtà siamo pochi, ecco, in questo campo dell'astrofisica. C'è qualcun altro che vuol fare domande? Intanto che ci pensate, io ce n'ho anche io una, sì, che è più filosofica. Allora, mi spiego con due termini tecnici, così lui capisce, ma devo spiegarli a voi. Allora, il primo è il paradosso di Fermi. Okay. Allora, spiegazione, cos'è il paradosso di Fermi? Visto che l'universo, c'era un'immagine bellissima di stelle sì, durante la tua presentazione, è praticamente infinito, è omogeneo ovunque noi lo guardiamo, c'è una densità incredibile di stelle in qualunque direzione voi guardiate. Allora, e statisticamente, come ci diceva prima Giovanni, e uno si aspetta che si di trovare sistemi, diciamo, pseudo-solari, diciamo, sì, in cui ci siano pianeti che assomigliano alla Terra, e quindi è statisticamente probabile che ci sia da qualche parte qualche forma di vita, cioè si siano create quelle condizioni per creare la vita. Allora, il paradosso di Fermi è, ma perché fino adesso non abbiamo trovato nulla? Prima, no, peggio ancora, dice, perché non sono già arrivati. E perché no, esatto, perché non abbiamo trovato nulla e perché non siamo stati trovati ancora da nessun altro. Primo. Seconda cosa però, nel libro, chi l'ha letto, viene citata un'altra cosa tecnica che si chiama equazione di Drake, che è un'equazione bellissima perché è un'equazione dove ci sono solo incognite, quindi non ne rampate fuori assolutamente, ed è l'equazione che dovrebbe dire qual è il tasso di probabilità di trovare un pianeta con le condizioni in cui si è sviluppata una vita intelligente, che dipende dalle condizioni per la rinascita di una stella, da cui poi nasce un sistema planetario, sì, da cui poi nasce un pianeta con le condizioni giuste, che abbia il campo magnetico giusto, che abbia un'atmosfera, che abbia eccetera eccetera, e così via. Ecco, allora, detto in altre parole, come combiniamo queste due cose? Cioè, da una parte c'è un atteggiamento matematico scientifico che ci porta a certe conclusioni. Dall'altra però abbiamo l'osservazione che ci
diciamo, ci ostacola. E tu nel libro dici effettivamente che è vero che statisticamente potrà succedere di incontrare dei sistemi così, però la Terra e il Sole hanno delle caratteristiche estremamente peculiari. Per esempio, lo sapevate voi che la presenza della Luna è garanzia della nostra stabilità. Senza la Luna avremmo delle perturbazioni nel nostro asse di rotazione, per esempio, quindi le stagioni andrebbero completamente a balle per aria. Abbiamo la Terra un campo magnetico, lo sapete che la presenza del campo magnetico della Terra è uno degli elementi che garantiscono la presenza di un'atmosfera, e senza atmosfera noi moriremmo tra un secondo dopo, perché saremmo bruciati dai raggi ultravioletti del Sole, e così via. Quindi, allora, è vero o no che statisticamente dovremmo trovare delle vite, dei sistemi simili al nostro in giro, a parte il paradosso di Fermi, oppure noi siamo veramente così peculiari che non ne troveremo mai nessuno? Ok. La risposta non la so. Facciamo, perché è una domanda aperta, e questo è l'aspetto interessante. Cioè, sono domande che potete porre in modo semplice. Enrico Fermi si racconta che è alla mensa di Chicago, dove lavorava in quegli anni, gli anni 50, gli anni in cui tutti vedevano UFO, in cui gli americani cominciavano a essere rapiti dai UFO, dagli alieni. E lui dimostrava con un calcolo semplice che se è esistita prima di noi un'altra civiltà tecnologicamente avanzata nella galassia, che ha superato il suo momento di crisi adolescenziale che stiamo attraversando noi, perché noi come... ogni essere umano nella sua adolescenza ci scontriamo con la potenza, la possibilità di essere quello che saremo e la capacità di farci del male, lo stiamo attraversando adesso come specie. Abbiamo la potenza data dall'energia atomica, dal controllo della natura, e la stiamo utilizzando in modo inconsapevole per distruggere noi stessi, come specie, come biosfera. Ecco, però ammettiamo di superare questa crisi e di utilizzare questa tecnologia che abbiamo per esplorare le stelle. A quel punto una civiltà tecnologicamente avanzata, non autodistruttiva, ci mette pochi milioni di anni per esplorare tutta la galassia, senza andare più veloce della luce. Una stella alla volta, 1000 anni ogni stella, la visiti, la esplori, la colonizzi, ti parti. 1000 anni, 1000 anni, sembra parecchio, la distanza che separa noi dall'impero romano, all'incirca, no? Come ordine di grandezza. Però di 1000 anni, 1000 anni, in 1 milione di anni, ogni 10 milioni di anni, una civiltà tecnologicamente avanzata, non autodistruttiva, colonizza la galassia. E 10 milioni di anni è poco su scala galattica, è poco rispetto alla vita della Terra, è poco rispetto alla vita della galassia. Quindi se è esistita prima di noi un'altra civiltà che non si è autodistrutta, dovrebbe essere già qui, dice Fermi. E dove sono tutti quanti? Non sono venuti, a meno che non crediate all'Area 51, eccetera. E se ci credete, dopo ne parliamo, bellissimi lucidi anche sull'Area 51. Quindi questo è il paradosso di Fermi. Ci vuole poco tempo, se non ci autodistruggiamo, per colonizzare la galassia. Quindi gli altri non ci sono qui perché non esistono, perché la vita non esistono, perché non vogliono viaggiare, perché non vogliono visitarci. C'è una risposta paradossale, ironica, è un segno della loro intelligenza e che non siano venuti qui. Okay. Oppure l'ipotesi dello zoo, così come noi proteggiamo le ultime perdute tribù dell'Amazzonia dal contatto diretto con noi per evitare shock culturali o scambio di vaccini per di batteri pericolosi per loro, evitiamo il contatto, magari ci stanno evitando per proteggerci dallo shock culturale. Ecco. C'erano alcune ipotesi, c'è un bellissimo libro di Stephen Webb scritto W-E-B-B, dove parla di 75 soluzioni al paradosso di Fermi. Poi dall'altra parte c'è l'equazione di Drake, che è l'unica equazione che è scritta nel libro, è un prodotto di sole incognite, è l'unica equazione nella storia dell'umanità che ha solo incognite. Più che un'equazione è un programma di ricerca. Forse ce l'ho qua. La soluzione di quell'equazione è quante civiltà come la nostra esistono nella galassia oggi. Quindi il primo parametro è quante stelle come il Sole esistono, quante stelle hanno i pianeti, quanti pianeti hanno avuto la vita, eccetera. E le risposte variano a seconda dell'umore dell'astronomo o del suo ottimismo, tra una, solo noi, e 10 milioni, tante, o anche di più. Quindi anche la soluzione dell'equazione di Drake noi non la sappiamo, perché molti di quei parametri continuano ad essere ignoti. Quindi non ce l'ho io una. Io ho alcune idee, alcune ipotesi. Secondo me effettivamente condizioni simili. Io ho alcune idee, alcune ipotesi. Secondo me, effettivamente, condizioni simili alla Terra
sono rare. Secondo me la vita nasce in modo facile nell'universo, relativamente facile. E secondo me esiste già nel sistema solare altrove. Perché penso questo? Perché la vita sulla Terra è nata subito. Cioè, appena la Terra si era raffreddata, appena c'era un oceano di acqua, è nata la vita. 3,5 miliardi di anni fa, forse anche prima, subito praticamente è nata. Quindi questa improvvisa comparsa della vita forse ci dice o che siamo molto fortunati, oppure che la vita ha facilità a sorgere appena ci sono le condizioni. Quello che è difficile, forse, è la vita evoluta, perché 3,5 miliardi di anni fa sono nate le prime macromolecole, le prime cellule, le prime macromolecole che si duplicavano. Però per avere la vita pluricellulare, i primi pesci, sono passati altri 3 miliardi di anni. La vita è esplosa sulla Terra circa 600-700 milioni di anni fa negli oceani, in cui abbiamo i primi pesci, i primi esseri unicellulari. E poi ci sono voluti altri 500-600 milioni di anni per i primati sulla Terra. Anche i rettili sono venuti centinaia di milioni di anni dopo. Quindi forse la vita evoluta è lenta ad apparire, ma la vita semplice, la vita elementare, diciamo su scala antropocentrica, dico semplice e complessa, quella forse c'è subito. Quello che la Terra è unica è la costanza delle condizioni di abitabilità che sono sopravvissute 4,5 miliardi di anni, anche grazie alla presenza della Luna. Ad esempio, un pianeta dove poteva nascere la vita è qui, nel sistema solare. Questo pianeta c'è nel sistema solare. Chi è? È Marte. Era Marte. Marte era così un po' di tempo fa. 1 o 2 miliardi di anni fa. Aveva l'acqua, liquida. Oggi c'è, ghiacciata, poca. Aveva acqua, fiumi, piogge, atmosfera. Poi, siccome è molto più piccolo della Terra, un decimo in massa circa, un piccolo campo gravitazionale, assenza di campo magnetico. L'assenza di campo magnetico non lo schermava dalle radiazioni solari, dai raggi cosmici. Il raggio cosmico arriva, scinde la molecola di H2O. L'idrogeno è leggero, va via perché non è trattenuto da campo gravitazionale, rimane solo l'ossigeno che non fa l'acqua da solo. E quindi non solo, ma perdi l'atmosfera lentamente. Quindi Marte è veramente la materializzazione di quanto la natura sia matrigna. Dobbiamo usare il linguaggio poetico di Dante. La natura crea innumerevoli condizioni possibili per la vita, ma non le cura, se vogliamo dare personificare la natura. Perché Marte oggi, sapete com'è, così. È così Marte. E forse vita quasi sicuramente non c'è, voglio dire, potrebbe esserci nel sottosuolo, se ci sono ancora laghi di acqua liquida, non lo sappiamo. L'acqua c'è un pochino in poco di atmosfera che è rimasta e c'è a livello di ghiaccio ai poli. Quindi la mia ipotesi personale, tutta da verificare, che le condizioni per la vita evoluta devono essere stabili su miliardi di anni, e può succedere di tutto su miliardi di anni. Se l'asteroide dei dinosauri era un pochino più grosso, mica estingueva solo i dinosauri, forse era un cataclisma per la Terra. La Luna è stata creata da un'altra collisione. La Luna non c'è sempre stata, c'era un periodo in cui la Terra era sola all'inizio. Poi arriva un pianeta grande come Marte, incoccia la Terra, e la incoccia nel modo giusto, l'incontro non è frontale, se era frontale creava una cintura di asteroidi. Invece no, la colpisce un pochino di lato e nasce un satellite, e quel satellite rende stabile l'asse di rotazione terrestre a 23 gradi nei seculum, perché quindi rende stabili le stagioni. Marte non ha la Luna e il suo asse di rotazione varia nei milioni di anni, e quindi questo non rende impossibile la vita, ma forse la vita evoluta sulla terraferma è un pochino più disagevole quando ti cambia l'inverno dall'estate da un'epoca all'altra. Quindi la mia ipotesi è che la vita esiste altrove, forse anche evoluta, ma sono rare condizioni perché devi incontrare molte coincidenze. Però l'universo è grande, la natura, le leggi della natura sono universali. E su questo, diciamo, condivido quello che diceva Epicuro, meno ottimista sul numero di Epicuro, però l'idea è quella. No, la faccio meglio fare. Grazie, molto chiaro. Qualche altra domanda? Vabbè, questo è l'esempio quando provavo a sì. Ah, non l'hai visto, giusto. Questo è il titolo, giusto. Poi io provavo a fare questo discorso.
quando provavo a fare questo discorso al giornalista, più o meno elaborato, eccetera, la sintesi del giornale, sì, dicevo, forse la vita esiste comune, ma batteriche, semplici, elementari, gli alieni esistono. Vabbè. Allora, non c'ho, l'equazione forse intera non c'ho, però è un'altra pagina di giornale. Ah, ok. L'equazione di dietro, di Drake sta qua dietro. Qua dietro ci stava quante stelle come sole esistono, la frazione di stelle che hanno i pianeti, quindi è tutto un prodotto di frazioni. Quindi parti da un numero grande, quante stelle come sole esistono. Nella galassia sono il 10% della popolazione galattica, quindi siamo intorno a qualche... sono 100 miliardi, almeno un miliardo, forse 10 miliardi di stelle come sole. Quanti pianeti come la Terra c'è intorno ad ogni stella? Può essere uno, due... Pianeta come la Terra, poi va bene anche Venere, soltanto che Venere non è alla distanza giusta. La frazione di quelli che hanno fatto nascere la vita, la frazione di quelli che hanno fatto nascere l'intelligenza, la frazione di quei pianeti che hanno fatto nascere la civiltà, e sono tutti parametri più piccoli di uno, tra 0 e 1, di cui nessuno sa il valore, perché abbiamo soltanto la nostra esperienza terrestre. E poi L, length, durata. Quanto dura una civiltà tecnologicamente avanzata, in grado di comunicare con le stelle? Quanto dura in media? Ecco, noi siamo in grado di comunicare con le stelle, direi, da quando abbiamo inventato i radiotelescopi, quindi dal 1950 più o meno, vai, 50 anni, un secolo? Io spero che sia molto grande quel numero, ma nessuno lo può dire. Se abbiamo solo la nostra esperienza, direi di un secolo, speriamo che diventi di più. Quindi se fai questo numero, ci metti in mezzo quei valori dei parametri, che sono delle guess, dei tentativi, perché la nostra conoscenza è limitata su ogni parametro, e quindi può uscire uno o molto grande. E quindi cosa si fa? Dobbiamo migliorare la nostra conoscenza del mondo esterno, capire, ad esempio, questo è il parametro che mi interessa conoscere, ma anche tutti questi noi non lo conosciamo. Ecco, noi abbiamo in biologia un problema, che noi non sappiamo se la biologia che è studiata a scuola vi serve su Alfa Centauri. Cioè, la fisica, la sapete, è universale, giusto? La legge di gravitazione di Newton, come si chiama? Legge di gravitazione universale. E quella di Coulomb, scusate, la legge di Coulomb, per dirne una, è universale? Sì o no? Cioè, vale su Alfa Centauri la legge di Coulomb? Sì, è universale, ve lo tolgo il dubbio, è universale. Ok, avete detto di no, qualcuno ha pensato no. La fisica che studiate al liceo, sul manuale, va bene anche su Alfa Centauri. Perché non si chiama universale la legge di Coulomb e quella di Newton? Sì, perché quando si scoprì che il motivo per cui la Luna gira intorno alla Terra è lo stesso motivo che ti fa cadere la mela in testa, dice, cavolo, è la stessa cosa, è universale quella legge. Si scoprì per la prima volta l'universalità della legge matematica. Quindi è importante la forma della legge, F uguale G, M1 per M2 diviso R al quadrato, ma ancora più importante che vale in tutto l'universo. Vale tra Terra e Luna, mela e testa di Newton, galassia, galassia, universale. E fu tale l'impatto culturale che è rimasto nel nome. Ma tutte le leggi fisiche sono universali. Sono approssimative, approssimazioni, e universali allo stesso tempo. Ora, la biologia. Quindi, grazie all'astronomia, abbiamo scoperto che la fisica è universale. Oggi, l'astronomia deve farci capire se anche la biologia che studiamo al liceo è universale. Cioè, la vita che studiamo sulla Terra ubbidisce a delle leggi. La selezione naturale, la chimica del carbonio, la doppia elica del DNA, sono leggi che valgono per tutte le forme di vita terrestre. Ma valgono anche sul pianeta intorno ad Alfa Centauri o no? O lì le leggi della vita sono diverse? Noi non lo sappiamo, abbiamo dei preconcetti su questo. E questo è uno dei compiti da scoprire nella prossima generazione scientifica di ricercatori. Cioè capire se la biologia è un fenomeno a leggi universali, cioè non solo scoprire la vita, ma anche a quale legge ubbidisce. E quindi questa è una cosa dietro le equazioni di Newton, quando voi capite le frazioni di pianeti che hanno la vita. Che vita è? Che legge ubbidisce? Ed è tutto incognito quel parametro. Ah, poi il titolo, questo era sfizioso, perché io sto facendo una raccolta di titoli di giornali che prima mi fanno arrabbiare, poi li... ironici, perché questo quando uscì il libro del mattino, il giornale di Napoli, mi intervistò
una bella intervista seria. Poi l'ultima domanda mi spiazzò perché se ne partì per la tangente. Disse, ma lei farebbe venire, come inviterebbe i turisti galattici, gli alieni a Napoli, gli UFO a Napoli? Proprio gli UFO, disse. E beh, dopo una bella intervista cortese devi rispondere anche a questa domanda, non puoi evitare, cioè non puoi alzare, te ne vai, peso. No. Allora disse, vabbè, Napoli è meglio di New York per invitare il visitatore galattico, perché a New York potresti vedere la storia dell'umanità negli ultimi due secoli. Sì. New York è una città giovane, cioè non vedi la storia dell'umanità, ma se vai a Napoli, ma in molte città del Mediterraneo, vedi il periodo greco, il quartiere dove ci sono le mura greche, vedi il periodo romano, poi vedi l'invasione dei barbari, poi vedi gli angioini, gli aragonesi, i borboni, Murat, Napoleone, poi vengono i Savoia, poi ci sono gli americani con la seconda guerra mondiale, ci sono tutti, ogni quartiere c'è tutta la storia, c'è un pezzo di storia dell'umanità. E quindi lui mi ha arruolato nell'ufficio del turismo del comune di Napoli dicendo meta ideale, ma era uno scherzo per dire qual è il luogo più rappresentativo dell'umanità. Come dici, che era quasi offensivo, quasi razzista, sembra. Ah sì, va bene. No, vabbè, nella galassia il razzismo non c'è. Come sei uscito molto bene. Altre domande? C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? No. Beh, allora ragazzi, spero non vi sia andato il cervello in pappa nel frattempo. A quelli che hanno scelto il libro di Giovanni Colone. Ah, no, ci sei. No, l'ho visto. Sì, ho raccolto un sacco di cose in tanti cestini salvati che non sono riuscito a mettere. C'erano cose che potevo mettere, ad esempio, c'era un capitolo dove parlo della necessità di esplorare le stelle vicine. Poi ho trovato, mi ero ricordato, questa bella canzone di Bob Dylan, Forever Young, se lo conoscete. La conoscete? Bello, sapete che ragazzi? È una ninna nanna raccontata per il figlio. C'è la versione elettrica rock, ma anche quella acustica, molto bella. E c'è un verso che dice che tu possa costruire la scala verso le stelle e salirne ogni gradino. È una bella metafora dell'avventura astronomica, una stella alla volta, un gradino alla volta, esplori tutte le stelle vicine. La volevo mettere, però per motivi di copyright non l'ho potuto fare. Volevo mettere anche un pezzo di De Gregori, ma quello devo raccontare in privato, perché è stato uno scambio in cui ho avuto cambiato la mia opinione di Francesco. Devi mettere Stairway to Heaven. Ah, anche, sì, anche. Poi, sì, le connessioni sono molteplici, a me venne quella. Quindi quella è una piccola cosa che ci azzeccava nel libro e non potevo mettere. Ho scritto un intero capitolo di cosmologia che alla fine ho tolto perché avrei divagato e ho lasciato soltanto per chi l'ha letto, cioè la persona, la storia della persona che ha scoperto che perché il cielo è buio, che non è uno scienziato. Vi siete mai fatti la domanda perché il cielo è buio? Vediamo un po', perché? Cioè qualcuno ha letto il libro e avrà capito. Il cielo è buio in realtà, sia perché ci sono poche stelle, ma il motivo, non me lo racconto perché sennò se vi do la soluzione, beh, è una bella domanda da avere in testa quando uno ha poco da fare. La soluzione poi la trovò Edgar Allan Poe, il poeta, lo scrittore dei racconti dell'Incubo. E ecco, pochissimi sanno questo, che un grande scrittore, poeta, intuì la soluzione giusta. Mi sono sorpreso anch'io. Ah, infatti. Sì. Silenzio, per favore. Se no non si sente. L'astronomia in generale o questa cosa? No, l'astronomia in generale, perché mi ha spiegato molto bene,
qualcuno, ma lei la va a studiare ancora tanto bene.